Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha ritirato ieri le deleghe allo sport e informatica all'assessore Gabriele Magni, al quale le aveva affidate nel 2017, anno della sua elezione a sindaco della città toscana. La decisione è stata presa a seguito dei ritardi nell'assegnazione degli impianti alle società sportive della città e ai malumori e proteste che ciò ha causato. Ho ritenuto di dovermi occupare personalmente dello sport, ha spiegato il sindaco, per uscire al più presto da questi problemi e da questi ritardi nell'assegnazione. Ringrazio Gabriele Magni per il lavoro svolto fino ad oggi. Le deleghe, è stato spiegato, rimarranno momentaneamente al primo cittadino, con l'obiettivo di riaprire al più presto gli impianti della città in modo da poterli consegnare nel più breve tempo possibile, ha spiegato Tomasi, alle società per poter far riprendere regolarmente le attività. Sull'assessore Magni è ricaduta dunque la responsabilità politica del caos impianti chiusi e non ancora assegnati dal comune alle società sportive, società che da mesi sono sul piede di guerra e che tutt'oggi sono in attesa di risposte concrete e di impianti da poter gestire o in cui allenarsi. Per il momento le deleghe passano direttamente nelle mani del primo cittadino fino a nuova assegnazione. Non è una questione di poltrone, non ha a che vedere con Gabriele Magni, che ha sempre dato il massimo e ha lavorato con professionalità. Per il sindaco si tratta di una presa in carico politica, spiega, di cui mi assumo le responsabilità. Ho ritenuto fosse necessario dare un segnale forte per dire in modo chiaro che ho intenzione di risolvere il problema al più presto. Adesso non ci sono più alibi per nessuno, il sindaco si è assunto le proprie responsabilità, ha detto Tomasi. Adesso spetta agli uffici fare la propria parte e procedere con l'assegnazione degli impianti al chiuso e all'aperto.